cosa vuoi fare da grande? Io vorrei lavorare in radio. Nulla è impossibile quando volontà, impegno e capacità di sognare prevalgono sui limiti imposti dalla società. È quello che ci insegna la storia di Elena, una ragazza di Ostia che è riuscita ad abbattere le barriere che la separavano dalla realizzazione delle sue aspirazioni. Come? Seguendo con tenacia e forza d'animo la sua passione, fare radio. Con il supporto costante della sua ormai inseparabile amica Cristina Cau e del collettivo Un Pensiero Per. Ecco dei libri. Elena ha dato vita a un format unico nel suo genere, una web radio trasmessa sui social, intitolata In diretta con Ele, un ciclo di puntate in cui la giovane speaker affronta i temi fondamentali per la generazione dei millennials. Questo progetto ha avuto fin dall'inizio un grande successo, ce lo racconti? In diretta con Ele è un progetto di inclusione 2.0, perché comunque la piattaforma dove noi andiamo in onda tramite StreamYard e Facebook. Adesso ripartirà la seconda stagione. Sei felice? Super felice. Super felice. E ci saranno altri temi, quali sono? Diceli. Ambiente. Poi? I sogni. E poi? Musica. Musica. E poi artista speciale. Artista. Diciamo più che altro intervista artista famoso. Ah. Con questo progetto si è dimostrato che nulla è impossibile. Esatto, esattamente. Dimostriamo proprio che nulla è impossibile, che è bellissimo sognare e che soprattutto da piccoli sogni possono partire poi veramente sviluppi immensi e bellissimi. Il progetto a cui ha dato vita Elena ha superato ogni barriera fino ad arrivare alle istituzioni. Noi abbiamo pensato di dare questa targa a Elena Tiberi, che è per premiarla, perché lei ha messo su una bellissima attività di diretta Facebook con tantissimo successo. Sono proprio felice che per una volta le istituzioni anche abbiano un po' riconosciuto il valore che ha Elena come persona.